Buongiorno amici e bentrovati a questa quinta tappa del progetto Biopedalo alla ricerca di ecovillaggi e comunità. Quest'oggi mi trovo, sono tre giorni che mi trovo ad Avalon, una comunità nella comunità degli Elfi, sulle colline Pistoiesi, con Riccardo, è membro del Gene Europa ed ex presidente del Rive italiano di, che sta per Rete Italiana Villaggi Ecologici. Perfetto. Ciao Riccardo. Ciao. Niente, mi presento, sono Riccardo, vivo qui da circa 10 anni e sono stato membro del direttivo della Rive, che è la Rete Italiana Villaggi Ecologici, sono stato presidente per 4 anni. E adesso sono membro del direttivo del Gen Europe, che sarebbe il Global Eco Village Network e sarebbe la rete europea degli ecovillaggi. Quindi diciamo che fondamentalmente mi occupo di facilitazione di gruppi e incubazione di nuovi progetti e gruppi diciamo di ecovillaggi, ma possono essere anche associazioni, quindi progetti sostenibili, e aiuto diciamo nelle prime fasi di progettazione, di accordi comuni, di visione, missione, e anche accompagno anche gruppi già diciamo già esistenti, se per esempio sulla risoluzione dei conflitti o diciamo su situazioni di difficoltà che possono vivere anche progetti che esistono da tanti anni. E insieme al Gen Europe facciamo moltissimi progetti internazionali, quindi scambi giovanili, specialmente tra ecovillaggi, e quindi abbiamo dato anche l'opportunità sia tramite Rive sia tramite il Gen Europe di mandare decine se non centinaia di ragazzi in scambio in differenti ecovillaggi, dove acquisiscono nuovi strumenti, fanno esperienze e quindi diciamo si conoscono anche tra ragazzi, e quindi diciamo che c'è una rete molto viva che fa sì che il mondo degli ecovillaggi sia unito un po' a livello internazionale, a livello nazionale, quindi ogni nazione ha la propria rete nazionale, e poi esiste la rete europea, e poi esiste il Gen International, che raccoglie un po' tutti i continenti, quindi si passa da una rete mondiale europea alla rete nazionale. Come diciamo, quale può essere comunque l'aiuto che, tra virgolette, perché comunque essendo comunità ed ecovillaggi che si prendono cura del proprio territorio, come dovrebbero fare credo tutti, tutti i cittadini, quale può essere l'aiuto attivo di una persona che non fa parte di una comunità come la vostra? Ah, sicuramente hai avuto la possibilità di fare questo tipo di esperienza, e c'è sempre bisogno d'aiuto in una comunità. Possono essere dai lavori molto semplici come tagliare la legna, aiutare in cucina, aiutare nell'orto, poi dipende dai talenti e dalle capacità di ogni persona che arriva, quindi c'è gente che magari offre il proprio talento, che può essere Qigong la mattina sulla pedana, o può essere una formazione, o può essere un workshop. Quindi secondo me cioè è molto bello che la persona che arriva in qualche maniera abbia questa sensazione di vivere veramente quello che è la comunità e esprimersi per quello che è. Quindi non è tanto quello che noi ci aspettiamo dall'altro, ma è proprio il vedere l'altro fiorire, vedere l'altro che può mettere a disposizione le sue capacità, che magari in altri contesti e in altre situazioni fa difficoltà a mettere in luce. Quindi arrivano tante persone che io vedo che in un periodo molto breve cambiano completamente attitudine, riescono a esprimere i propri sentimenti, riescono a esprimere i propri talenti, e quindi noi siamo qui diciamo come spazio d'espressione per i talenti innati che ognuno di noi ha dentro.
che ovviamente con la società moderna di oggi purtroppo tendiamo a essere molto standardizzati, come appunto sto dicendo. Io personalmente, attraverso anche questo progetto, sto vivendo proprio tutto quello che stai dicendo, e quindi cerchiamo di portare avanti proprio non questo modo alternativo, ma proprio un altro tipo di visione, che è quello tornare in simbiosi con la natura. Per chi diciamo non conosce tanto bene gli ecovillaggi e le comunità, cosa gli potresti dire? Quali sono i principi basici? Beh, diciamo che un ecovillaggio è un progetto comunitario di persone che scelgono di camminare un percorso insieme. Infatti anche ecovillaggio, un sinonimo è comunità intenzionale, che significa proprio che c'è l'intenzione di creare un gruppo insieme. Quindi io scelgo altre persone per creare un progetto, creare un sogno di vita insieme. Naturalmente questo sogno di vita è dai pilastri, che sono quello della sostenibilità a livello ambientale, sostenibilità a livello sociale, quindi anche molto importanti sono le relazioni, e quindi c'è anche una grande crescita personale nel relazionarsi con gli altri e nel vivere insieme agli altri. C'è tutta la parte economica, quindi come sviluppiamo altri modelli economici che non sono quelli della competizione, del profitto, ma economie circolari, economia del dono, esistono altri modelli di economia, e sicuramente tutta la parte culturale o spirituale, quindi la parte diciamo artistica, dalla musica al teatro, all'espressione dell'arte, e anche la parte sia di crescita personale come individuo, sia come di crescita come gruppo, e sia anche la spiritualità, diciamo, intesa in un senso molto ampio. Quindi ogni gruppo e ogni comunità ha il suo credo, o centinaia di credi o decine di credi differenti, però sicuramente c'è uno spazio per questa energia sottile che un po' tutti sentiamo. Certo. E per chi volesse comunque contattare voi, o comunque entrare a fare un'esperienza con Rive, come si può avvicinare? Ah, diciamo che la Rive ha un sito, e nel sito c'è una mappa degli ecovillaggi italiana, okay. Dove, e poi c'è tutta una serie di contatti sui dei vari ecovillaggi. Quindi il sito è ecovillaggi.it, e potete guardare la mappa, e lì ci sono i contatti, e poi contattate via mail i vari ecovillaggi, e ad esempio noi rispondiamo un po' a tutti, anche abbastanza velocemente. Da noi è abbastanza semplice fare un'esperienza, altri è più complicato, però se uno ha veramente la volontà e la voglia di fare questo tipo di esperienza, poi trova il suo cammino come hai fatto tu. Sì. No, noi tramite email ci siamo contattati, ma mi dicevano anche che comunque arriva gente così ogni giorno, e loro li accettano tranquillamente, però come appunto dicevi, in altri posti è un pochettino più complicato. Però tutte le informazioni utili ci sono, ragazzi, fatelo, provateci, perché è un'esperienza fantastica. Io, Riccardo, ti ringrazio. Grazie a te per la bellissima energia che hai portato in questo posto. Grazie mille. E noi, ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata. Un abbraccio.